Gianluca Pini, il presidente del Consiglio Enrico Letta, in aula ha detto che non siamo stati spiati dagli Stati Uniti. Basta questo per chiudere la vicenda? No, non basta questo e non va neanche però strumentalizzata la vicenda, perché siamo in una situazione geopolitica molto, molto delicata. E non vorremmo, come ho detto in aula, che venisse distolta l'attenzione dal fatto che ci sono probabilmente rischi. Eh, maggiori per la privacy dei cittadini che non sono quelli legati ai servizi di intelligence dell'NSA americana o il Five Eyes britannico o, o quant'altro perché insomma, se vogliamo essere ipocriti ci scandalizziamo adesso ma il fatto che gli stati fra di loro si spino eh, per mantenere eh, la sicurezza interna e internazionale Noto, eh, si spiano, anzi, soprattutto proprio quelli che hanno in qualche modo una forma di alleanza. È chiaro che se questo è limitato, come hanno detto, a servizi di intelligence antiterrorismo è un discorso. Se invece devono essere utilizzati per incidere in qualche modo su processi politici in corso nei paesi, beh, allora questo è un altro discorso. Ma non, penso che, non pensiamo che questo sia avvenuto. Ci preoccupa di più e l'abbiamo detto, il fatto che ci siano anche soggetti non istituzionali a raccogliere eh, metadati, cioè mole enormi di dati in, in, indifferenziati e dati invece magari sensibili delle persone. Eh, I grandi gestori di Internet, eh, Google, Whatsapp, o Microsoft, eh, Yahoo, per fare alcuni nomi. <coughs> ehm, Raccolgono quantità enormi di dati ogni giorno e questi dati sono in grado di, fare, di, di, di generare immediatamente dei profili specifici delle persone. Che da un punto di vista commerciale, voglio dire, tutto codificato, ci può anche stare. Ma. Per ora c'è solo l'aspetto la, 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 commerciale, dovesse in un futuro poi eh, esserci in qualche modo che so, una scesa in campo nella politica del patron di Google piuttosto che del patron di Yahoo, cosa succederebbe? Questa secondo me è la vera sfida, soprattutto sul web, che eh, chi fa politica in maniera consapevole e seria eh, deve prendere. Questo abbiamo detto oggi in aula e abbiamo invitato a fare eh, Ricoletta, vediamo quelle che saranno le reazioni nei prossimi giorni.